Riaprono a poco le stagioni teatrali in città e nei dintorni e già le scene promettono interessanti occasioni. A Galleria Toledo è in corso la rassegna Stazioni d'Emergenza, con una selezione di giovani compagnie e dei loro lavori originali. Dopo il debutto con Crepacuore, è la volta venerdì 19 e sabato 20 di Onora il padre e la madre, dei fratelli Roberto e Antonella De Sarno. Uno sguardo impietoso e lucido sulla famiglia e sul superamento delle figure genitoriali. Sabato e domenica a Sala I Cos, piccolo spazio civico a San Giovanni a Teduccio, il collettivo di Libero Fortebraccio Teatro presenta Seppure voleste colpire, a cura di Roberto Latini, un lavoro di resistenza teatrale, quasi un sit-in artistico, politico e culturale che chiede la partecipazione viva dello spettatore. Sul versante comico, la Sala a Soli del Teatro Nuovo ai Quartieri Spagnoli ospita nel weekend Low Cost, spettacolo di improvvisazione teatrale della compagnia QFC ambientato a bordo di un aereo. I quattro attori inventano situazioni brillanti sotto gli occhi del pubblico che a sua volta fornisce spunti, costrizioni e personaggi per la costruzione delle storie. Al Teatro San Carluccio, nella zona di Chiaia, da venerdì a domenica Elvira Frosini e Daniele Timpano sono gli interpreti di Sì, l'amore no, sarcastica rappresentazione del rapporto di coppia e dei suoi più consunti luoghi comuni che trasformano la rappresentazione dei sentimenti in maschere mostruose. A San Leucio, infine, nel familiare spazio di Officina Teatro, da venerdì a domenica la storia di Peppino, scritta e diretta da Michele Pagano. Una fiaba gentile sulla differenza, sull'identità e sull'irresistibile difficoltà di misurarsi col giudizio degli altri.